Pace e bene a tutti. Bentrovati. Bene, procediamo il nostro cammino alla riscoperta dei tanti spicchi dell'unico frutto dello Spirito Santo che opera nella nostra vita, ovviamente con la nostra adesione a Lui. E stasera cosa vediamo? Bravissima, lapsus, la fedeltà, bravi. Entriamo in un aspetto che è qualcosa di bellissimo. Che cos'è la fedeltà? Perché è un frutto dello Spirito? Perché possiamo dire che il buon Dio, operando in noi, fa sì che il nostro cuore possa divenire stabile nell'amore verso di Lui e verso gli altri, perseverante nell'amore. Potremmo dire che la fedeltà è la misura alta dell'amore. Pensate a un'immagine, pensate al sole, facciamoci aiutare da Lui. Il sole che cosa fa? Arde sempre e comunque non ha intermittenza, quando gli va così a seconda dei venti, no, arde sempre. E non importa che la luna cambi faccia o che la terra gli volti le spalle, lui continua ad ardere. E non importa che i suoi raggi incontrino un muro o un fiore, l'acqua o la neve, lui continua ad ardere. Può essere un'immagine bella che ci aiuta a guardare alla fedeltà come veramente qualcosa di luminoso, come una misura alta dell'amore. In fondo, a livello relazionale, umano, la fedeltà che cosa è? Potremmo dire che è una stabilità, una affidabilità nella relazione. Chi è una persona fedele? È una persona che in una relazione si mantiene stabile. Allora, noi cerchiamo di capire un po' che cosa è meglio la fedeltà e perché sia così difficile viverla. Cerchiamo di andare un po' in profondità, ovviamente prenderemo solo un punto. Ecco, partiamo proprio dal cercare di capire meglio l'aspetto della fedeltà e come possiamo viverla, perché Dio ci aiuta a diventare fedeli. Partiamo da un fatto che tutti quanti cerchiamo relazioni stabili, tutti cerchiamo stabilità nella nostra vita, relazioni affidabili, tutti cerchiamo un amico fedele, tutti cerchiamo una fidanzata, un fidanzato fedele, tutti desideriamo un marito, una moglie fedele, sì o no? Sì, siamo d'accordo, bravissimi. Bene, quindi cerchiamo relazioni stabili, è una cosa importante per la nostra vita. E permettetemi prima di tutto di togliere un inganno che abbiamo nella mente, quello di pensare che diventiamo persone adulte, mature, dal momento in cui siamo autosufficienti e non abbiamo più bisogno di nessuno. Non funzioniamo così. Siamo creati per la relazione, siamo persone. Sono per qualcuno. E ho bisogno dell'altro, le cose serie e importanti della vita non ce le diamo da soli, la vita non ce la diamo da soli, il sentirci amati e appartenere a qualcuno non ce lo diamo da soli, il perdono non ce lo diamo da soli, la fede non ce la siamo data da soli, le cose importanti le riceviamo, abbiamo bisogno della relazione e di imparare a vivere relazioni affidabili, tutti. Pensate anche noi sacerdoti nel nostro ministero, siamo per, e il nostro è un servizio a favore per gli altri. Pensate alla confessione, possiamo assolvere tutti, ma non ci possiamo autoassolvere. Abbiamo anche noi sempre bisogno dell'altro. Perché parto da qui? Per scoprire che una dimensione importante è la relazione e la fedeltà nella relazione. Però cosa sperimentiamo? La fatica, perché ogni relazione è segnata dal limite, il limite mio e il limite dell'altro. Allora cosa succede? Che se pensiamo di riuscire a vivere una fedeltà assoluta a Dio e nei confronti degli altri, solo basandoci su ciò che mi viene dato dall'altro, sulle mie sole forze, mi rendo conto che non è fattibile, perché prima o poi l'altro mi delude, prima o poi l'altro non è all'altezza delle mie aspettative, perché mi rendo conto che sono incostante, a volte siamo come le bandiere vuole. O 3 o 33, a seconda di come soffiano i venti emotivi, ok? Quindi per riuscire a vivere la fedeltà fino in fondo, anche quando diremmo il gioco si fa un po' più duro, ho bisogno di fondare la mia vita su una relazione che sia sempre profondamente affidabile, che mi restituisca sempre profondamente un amore costante che non viene meno anche quando io vengo meno, e ho bisogno di una parola che mi renda forte, capace di vivere la fedeltà. E per quello, miei cari, che noi abbiamo bisogno di fondare la nostra vita su colui che è fedele, che anche quando io vengo meno si mantiene sempre fedele. Dio si è presentato a Mosè nell'Antico Testamento dandosi alcune definizioni, alcuni termini.
Uno tra questi è proprio quello: io sono il Signore, misericordioso, ricco di grazia e di fedeltà. Si presenta a Dio come colui che è sempre fedele. Guardate la storia del popolo di Israele, si mantiene fedele sempre alla sua alleanza, al suo amore per noi, alle sue promesse. Dio ti è sempre fedele, forse a volte non esaudisce le tue attese, ma realizza sempre le sue promesse. E abbiamo visto nel brano del Vangelo, che brano era? Il brano della crocifissione di Gesù. Tutti che gli vanno contro, che gli inveiscono contro, scendi, scendi giù, che lo bestemmiano, lo insultano, e Dio cosa fa? Si mantiene fedele al Padre e al suo amore per noi. Non stacca la mano dalla croce mai. Questo cosa ci dice? Che la mia infedeltà, anche nelle piccole cose, può diventare fedeltà nella misura in cui noi ci fondiamo davvero su Cristo. Su qualcuno che ti dice: guarda, che anche quando tu vieni meno, mi appartieni, tu sei cosa mia. La domanda è: ma noi ci crediamo davvero a questo? Cioè, davvero, noi viviamo un rapporto dove dici: Signore, mi fondo davvero su di te, ho bisogno di te, ti cerco come l'aria che respiro, coltivo la preghiera, ascolto la tua parola e cerco di viverla, perché mi rendo conto che io, se no da solo, quest'amore non riesco a viverlo, ma con lui sì. Mi ricordo una testimonianza bellissima di un uomo che fu lasciato dalla moglie con 3 bambini. Quest'uomo, raccontando la sua testimonianza, il dolore che ha vissuto, anche perché per un uomo è un po' più difficile rimanere da solo con i bambini, insomma la donna è più equipaggiata per la funzione di mamma, e lui raccontava: io mi sono affidato a Cristo, gli ho chiesto la grazia di essere fedele a quel sì che gli avevo detto. È stata durissima, ma il Signore mi ha dato la grazia, dopo 25 anni, di vedere ritornare mia moglie. Sì, perché sua moglie purtroppo si ammalò, e come spesso succede nelle relazioni costruite sulla sabbia, quando la cosa si fa seria è meglio lasciar perdere. Fu lasciata dal convivente e ritornò realmente pentita. La sofferenza le aveva fatto fare un viaggio nel suo cuore. Ritornando, trovò le braccia aperte, nonostante il cuore sofferente del marito, che ebbe la gioia di poterla accompagnare fino alla sua nascita in cielo. Capite? Qui c'è qualcosa di più grande, che ci rende capaci di un amore più grande. Allora, andando avanti, se le nostre piccole infedeltà possono poggiarsi su una fedeltà solida, allora in lui possiamo trovare la forza di iniziare ad esercitare la fedeltà, perché vedete, la fedeltà è qualcosa che in potenza ci è stata data. Tutti desideriamo essere persone fedeli, almeno finché magari la coscienza non si corrompe proprio, ma tutti desideriamo esserlo. E la fedeltà va esercitata nelle piccole cose di ogni giorno. Allora dice Gesù: se siete fedeli nel poco, lo diventerete anche nel molto. E quindi qualcosa che va esercitato. Ma ci facciamo una domanda e ci diciamo: ma perché a volte è così difficile essere fedeli? I motivi sono tanti, non entro in una casistica, né voglio fare nessuna moralistica, cioè sentenziare, soltanto mettere in luce una dinamica che forse ci può dare una luce sulla nostra vita. Perché a volte cadiamo nell'infedeltà, nelle piccole come nelle grandi cose? Perché l'infedeltà in fondo attrae, attira. Sapete, la parola adulterio in latino vuol dire ad alterum ire, vuol dire andare altrove rispetto alla verità mia e alla verità del rapporto che ho con l'altro. Cerchiamo di capire, vi lascio con questa domanda in sospeso. La fedeltà, vedete, è una cosa seria che possiamo dire che è proprio una fedeltà alla verità del rapporto con l'altro. Cosa vi voglio dire? Io posso anche esserci sempre, ad esempio, sono tuo amico, io sto sempre con te, ma non sono vero amico se nel momento in cui tu scegli il male, io continuo a stare con te, a stare al gioco e a coprirti in tutte le tue malefatte. Non sto vivendo da amico fedele, cioè non sto vivendo una relazione vera insieme con te. Se io sono padre e mi riduco a fare l'amicone di mio figlio, perché mi è più comodo rispetto che a deludere alcune sue attese sbagliate, io sto tradendo la verità di quella relazione. Quindi, capite, la fedeltà è affidabilità rispetto alla verità di un rapporto. E non è soltanto qualcosa di esteriore, ma nasce dal cuore. Gesù dice: chi guarda, ad esempio, una donna per desiderarla, già tradito nel suo cuore.
perché dentro di te tu covi qualcosa che ti sta portando fuori dalla verità di quel rapporto. Capite, la fedeltà è una cosa seria, la misura alta dell'amore, ma vi ripeto la domanda, perché a volte ci attrae il tradimento in tutte le sue forme? Non pensate solo al tradimento nel matrimonio, pensate al fidanzato che tradisce o viceversa la fidanzata, pensate all'amico che frega l'amico per fregargli la ragazza, pensate al collega che fa le scarpe al collega per arrivare a un posto migliore, pensate tutti i tradimenti, pensate alla mia infedeltà a stare ai miei tempi di preghiera, a stare un po' con Dio, pensatele tutte. La domanda è: perché in fondo ci attira la trasgressione? Perché profondamente possiamo dire a livello umano che la trasgressione è a pagamento egoistico di te. Cioè tu, quando ti ritrovi davanti a un momento serio della vita, dove ti è richiesto di amare l'altro nel suo limite, dove ti è richiesto di stare nella fatica del fare il tuo, tu a questo che cosa preferisci? Fare come il bambino che scappa e va a giocare va a cercare un giocattolo che lo soddisfi. In fondo la persona infedele tante volte è una persona profondamente immatura, una persona infedele a se stessa, scissa interiormente, che nel momento della fatica preferisce il piacere, scappa dalla verità di sé. Magari ha qualcosa di irrisolto, si porta dietro un vuoto nel cuore, anziché andare a fondo cerca la soddisfazione momentanea. In tutte le nostre infedeltà spesso c'è questa dinamica, fuggo nell'appagamento egoistico di me. Ma mi potrà dare soddisfazione, ma non mi darà gioia. Mi può dare lì per lì appagamento, ma non mi dà il senso della vita. E non solo, tante volte si è così ripiegati su noi stessi da non renderci neanche conto della ferita che infliggiamo agli altri. Allora, miei cari, davanti a tutto questo, cosa possiamo chiedere al Signore? Di riscoprire che a volte le fatiche che viviamo nelle relazioni, quando incontro il limite dell'altro, quella è una chiamata che la provvidenza mi sta mettendo davanti per fare un passo in avanti in un amore più gratuito, in un dono più generoso di me, dove finalmente posso imparare a smettere di amare l'altro quando rispetta le mie aspettative, cioè in fondo di amare un po' me, il mio comodo, e iniziare ad amare l'altro per come è davvero. È un salto in avanti, è una chiamata a fare un passo in avanti nel rapporto con l'altro e nella verità di noi stessi, di ciò che Dio ci ha chiamati a fare. Uno si potrebbe chiedere, concludendo, ma la fedeltà, ma è veramente roba così grande, o in fondo, come ci sta convincendo la cultura nella quale viviamo, roba desueta, roba robetta. Vi lascio con una immagine, che non è un'immagine ma è un episodio, Gesù nell'ultima cena. A volte ci scorrono queste parole come fossero così, ormai una cantilena. La notte in cui fu tradito, egli prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: questo, continuate voi, è il mio corpo. Ve la traduco. Nel momento in cui nostro Signore viene tradito, Lui si dona fino in fondo. Il nostro tradimento diventa l'occasione per Lui di manifestare il suo amore fino in fondo per ognuno di noi. Il nostro peccato, il nostro limite, è l'occasione che profondamente abbiamo per fare esperienza di una fedeltà che ci supera e ci chiama a superarci. Miei cari, la fedeltà, acqua passata, roba da cretini o cosa divina e da santi?